politica sarà quella che abbiamo illustrato nel piano industriale, cioè noi proporremo ai soci di mantenere un livello di dividendi in leggera crescita per circa 700 milioni di euro nell'arco piano, quindi nel quinquennio complessivamente. Ovviamente poi la scelta sarà dei soci, se approvare questa scelta oppure effettuare delle decisioni diverse. L'atteggiamento dei soci di non dare indicazioni in questo senso è un atteggiamento estremamente corretto e rispettoso delle scelte del management, che così possono calibrare gli investimenti industriali rispetto a quelle che sono le previsioni di risultato economico della società.